Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella mia cantina. Per questo progettino oggi vi farò vedere come costruire dei piccoli tamponi per la carta vetrata che tornano davvero utili nel caso bisogna carteggiare fili o anche piani. Piuttosto che tenere la carta in mano è sempre meglio avere un tampone dove poggiarla. Ci serviranno innanzitutto un pezzo di multistrato, questo è multistrato di pioppo, nella fattispecie spessore 2 cm, 20 mm, da 7 cm per 11,5 cm. E altri due blocchettini che diventeranno niente altro del nostro manico, uno di spessore 3 e uno di spessore 2, sempre spessi 20 mm, 3 cm per così e 2 per così. Quindi un manico. Andiamo a vedere come bucarlo. Andiamo a praticare ora due fori su questo piccolo elemento centrale, diciamo 2 cm. Stiamo circa in centro. Andiamo ad avvitarlo più centralmente possibile all'altro elemento. Quindi prendiamo due viti di misura adeguata. Cerchiamo di centrarlo il più possibile. E avvitiamo. Questo è il pezzo che otterremo che andrà a diventare il nostro manico, la nostra impugnatura del tampone della carta. Con della carta vetro senza tampone, in questo caso non ce l'abbiamo ancora, andiamo a squartavetrare un po' tutti gli spigoli in modo da rendere l'utilizzo semplice senza prendere schegge di legno sgradevoli ogni volta che andremo a maneggiarlo. Scartavetriamo anche i fili di quello che poi sarà il nostro tampone. Passiamo a prendere le misure per bucarlo, quindi sappiamo che il nostro pezzo è da 2, abbiamo 7, definiamo un centro di 3,5 e lasciamo uno per parte, quindi 2,5, 4,5. Con una squadretta ora segniamo, non senza difficoltà perché quando il pezzo è molto piccolo fa veramente fatica a tenere in squadra la suddetta squadretta, usiamola al contrario. Segniamo i fori, stiamo un po' indietro perché ho tenuto l'impugnatura del tampone leggermente più piccola rispetto a quello che è il tampone. Andiamo a forare. Dall'altra parte dovremo praticare delle svasature. Ecco fatto, come vedete in questo modo avremo le viti a filo che non daranno fastidio. Prendiamo ora il tampone. Allineiamolo, cerchiamo di tenerlo più in centro possibile e sempre con due viti andiamo a fissarlo in posizione. Abbiamo preso in pieno l'altra vite. Questo tampone rimarrà leggermente storto, ma diciamo che ci interessa fino a un certo punto. Ecco fatto, comunque questa è l'impugnatura, vediamo come è fatto in sezione. Prendiamo a questo punto del banale velcro adesivo, si trova in qualsiasi brico a un prezzo relativamente modico. Puliamo anche non con la felpa il supporto, altrimenti non attaccherà il velcro, e andiamo a incollarlo in questa maniera con un taglierino. Lo tagliamo a filo. Lo
facciamolo anche sull'altro lato. Così. Ecco fatto. Dobbiamo ora procurarci un rotolino di carta velcrata come questo. Questa non è una fattispecie rete velcrata, però il concetto non cambia, basta che sul retro abbia il velcro. Io in questo caso non sono comodo perché il tampone l'ho fatto con la stessa misura della larghezza della carta. Prendiamo la misura col tampone stesso e andiamo a tagliare la carta. Eccolo qua, abbiamo fatto il nostro tampone. La particolarità di questo tampone è parecchio comodo perché nel momento in cui la carta mi si va a consumare, non devo buttare via l'intero tampone come nel caso di un tampone in cui la carta sia incollata o zanchettata, ma mi basta, quando la colla del velcro si asciugherà, andare a rimuoverla e sostituirla. Molto semplice, ma molto efficace. Un piccolo consiglio di fare come ho fatto io, ovvero farvi più di un tampone, tant'è che ne ho prodotti anche due in più, per il momento li tengo, non si sa mai che aumenterò le grane di carta vetrata che mi servono, per ogni grana di carta vetro che volete andare a inserire, le ho anche segnate la 80, la 120, la 180, la 240, che sono le grane di carta vetro velcrata che io ho. Come vedete, ognuno ha la sua carta vetro già applicata, i ricambi sono nello scaffale. Quando mi servirà di cambiarli non farò altro che strappare la carta vecchia, usata, consumata, e riattaccare un pezzo di carta nuova. Bene, il progettino di oggi termina qui, diciamo che l'ho fatto come progettino bonus, visto che sono in ritardo col video del progetto principale, cause un po' lavorative, un po' di altre cose. Diciamo che ora l'illuminazione della cantina è scarsa, il prossimo progetto baserà proprio su questo, ho deciso di creare delle lampade per questa cantina apposta per diffondere la luce nel modo più omogeneo possibile. Se quello che hai visto ti è piaciuto ti ricordo di mettere mi piace e di iscriverti al canale per i prossimi video. Ci sono tanti bei progettini che sto tentando di portare avanti, se mi seguirai poi li vedrai. Alla prossima!